vecchio film di Vincent Price che si chiamava L'Oscar insanguinato. Volevo farlo insieme a Massimo Boldi, due attori ormai al declino che uccidono Piera De Tassis e tutti i giornalisti critici che non ci hanno mai detto, ispirandosi appunto al film di Vincent Price. Ma i miei produttori mi hanno detto meglio di no. Piera De Tassis è una mia grandissima amica. Ma, e allora Marco Cohen e Benedetto Arvino e Don Vito mi hanno portato questo soggetto di Nicola Guaglianone che si chiama Sono solo fantasmi, che ho sceneggiato grazie ad Andrea Passi e Luigi Di Capo, che sono qui gli sceneggiatori. Abbiamo cominciato a scrivere questo film a casa di Andrea e ci siamo molto divertiti nello scrivere. E la cosa più difficile era quella di fare sposare due generi diversi, l'horror e la commedia. Io ho sempre fatto le farce, ho sempre fatto la commedia. E devo dire che questa volta non è stato il padre che ha aiutato il figlio, ma il figlio ha aiutato il padre, perché Brando mi ha dato un enorme aiuto e senza di lui questo film non si sarebbe potuto fare, perché lui, a parte che è specializzato in film horror, è un amante del cinema horror, adesso tra breve farà un film come regista filmandolo lui, insieme al prodotto sempre dall'Indiana. E poi soprattutto dagli attori, perché fare un film di questo genere, devo ringraziare Carlo Pucci Rosso, Gianmarco Tognazzi, ma tutti gli attori che hanno partecipato, da Ippolita Baldini che fa la moglie di Carlo, a Nadia Rinaldi, a Claudio Insegno, a Tommaso Bianco, a tutti gli attori, a Francesco Bruni e Valentina Martone, che sono due ragazzi giovanissimi. Francesco aveva già lavorato con me in Amici come prima, ma insomma lui è fiorentino e parla il puteolano. E oggi è venuta una giornalista del TG5 e mi ha detto: io sono di Pozzuoli, ma quello parla perfettamente un miscuglio del puteolano e del pugliese, fantastico. Insomma, fare un film con questi attori è stato più facile, anche perché appunto Carlo, oltre ad essere quell'attore comico che è, un grande commediografo, Gianmarco lo conosco, ha debuttato con me quando aveva 17 anni in una canzone America, quindi per me è un altro figlio. Insomma, è stata una bella coterie di persone. E ho voluto raccontare una Napoli diversa da quella che si è abituati a vedere al cinema, sempre rappresentata dalla Camorra. Invece io ho fatto una Napoli come piaceva mio padre, quindi a parte i fantasmi, voi dovete sapere che a Napoli ci sono più fantasmi che a Londra, ma a parte quello Napoli è anche la città di Benedetto Croce, di Salvatore Di Giacomo, di Osole Mio, dei grandi musicisti, dei grandi artisti, e il golfo meraviglioso, insomma una Napoli positiva, e credo che venga fuori. E Napoli ci ha aiutato tantissimo, soprattutto con gli attori che sono straordinari. Anche ricordo che Laurent Leclerc, che era un grande regista francese, diceva a mio padre: tu sei più fortunato, perché io quando devo fare un film devo andare alla Comédie Française o all'Accademia d'Arte Drammatica per cercare degli attori. Tu fai film a Napoli dove tutti sanno recitare, il bambino, la puttana, il vecchio, il giovane, e quindi in questo siamo stati molto aiutati. La città ci ha aiutato tantissimo e devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa. In più devo ringraziare la troupe, che grazie a Dio erano tutti giovani, e quindi a noi meno giovani stavano una frustata di vitalità, a cominciare dal direttore della fotografia, Annone, che aveva fatto, questo è il suo secondo film, il primo film l'aveva fatto l'anno scorso con me, non dice come prima, e a Francesco Galli, il montatore, e tutta la troupe, erano tutti ragazzi, quindi questa è stata una grande trovata soprattutto per l'entusiasmo, capitanati da mio figlio Brando, che è il primo entusiasta atto, che ha dato una grande spinta al film.